l'Europa ci ha trasferito con la sua Unione messaggi di pace, di unità, di uguaglianza, di tolleranza, tutti i principi che per i nostri giovani e per le generazioni future ritengo siano veramente formativi e fondanti della loro formazione. Con questo concorso Avellino, la città che vorrei, i bambini hanno illustrato cosa immaginano per Avellino, hanno dato all'amministrazione dei suggerimenti, ci hanno dato spunti di riflessione e i loro spunti sono sempre legati all'ambiente, alla sostenibilità, a una città a misura di bambino dove si possa godere di spazi con minore inquinamento, più verde. Hanno anche preso in considerazione i monumenti della città, a testimonianza del fatto che la componente storica, la memoria, tutto quello che è il patrimonio della nostra società è importante anche per loro che vivono oggi un centro storico in via di rilancio e di riqualificazione. Ah, sicuramente è un'iniziativa che offre a tutte le istituzioni una serie di suggerimenti, no? Se poi i suggerimenti vengono dai bambini sono dei suggerimenti genuini, quindi non contaminati. E diciamo che i ragazzi sono portatori di istanze e quindi vanno accettate tutte e se saranno e come saranno gli interpreti di un'Europa unita del futuro, dobbiamo pur dare loro lo spazio di viverla e di poterla vivere e di rappresentarla. Quindi diciamo che c'è un bel laboratorio di idee, devo dire, io sono molto contenta.